Tutta la verità sul superbonus 110%, la misura green più controversa della storia italiana, svelata dall'onorevole Agostino Santillo in un libro presentato a Manduria nel corso di una iniziativa del Movimento 5 Stelle. Alla presenza degli esponenti territoriali del partito, con il contributo del presidente di ANCE Taranto, Fabio De Bartolomeo, che ha portato l'esperienza della categoria, l'onorevole Agostino Santillo, coordinatore del Comitato per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile del Movimento 5 Stelle, nonché vicepresidente del gruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, ha raccontato i retroscena legati al super bonus che ha fatto volare l'economia e rinascere l'edilizia in Italia, tanto da essere lodata dall'Europa, poi però bisfrattata dagli ultimi due governi. Dobbiamo mettere in campo una vera e propria operazione verità, perché troppe volte sentiamo delle bugie, delle fandonie. Il superbonus è stata una misura che ha consentito di aumentare il PIL nel biennio 2021-22 di 12 punti percentuali, di far risparmiare le bollette di 960 euro l'anno a chi ha usufruito del superbonus, di generare 1 milione di posti di lavoro e una serie di risultati ambientali, ma che purtroppo il governo Draghi prima e Meloni poi hanno avversato e contrastato in tutti i modi, provocando o esasperando il problema dei crediti d'imposta incagliati, un problema per cui sono 320.000 famiglie sull'orlo del precipizio e decine di migliaia di imprese sull'orlo del fallimento. Sono l'intera filiera edile, ci sono una serie di associazioni nate spontaneamente, per esempio gli esodati del superbonus, la class action edilizia, cioè persone che hanno creduto in una misura che è stata messa in campo dallo Stato e che dallo stesso Stato in maniera unilaterale è stata poi violata. Una misura in base alla quale sono stati stipulati decine di migliaia di contratti legali tra cittadini e imprese e, ahimè, oggi se non si pone rimedio all'incaglio dei crediti d'imposta, purtroppo diversi di queste imprese saranno destinati a fallire, ma purtroppo diversi cantieri saranno destinati a non finire più. Ho fatto un esempio: ci sono bambini che sono nati con una casa che avevano il ponteggio all'esterno e che ancora oggi hanno questo ponteggio. Ecco, cerchiamo di dissequestrare questi fabbricati dalle centinaia di migliaia di metri quadri di ponteggi che servono invece per realizzare le opere del PNRR. Qual è la vera fake news che circola su questo super bonus? Una sicuramente delle più false è quella delle frodi. Tra l'altro la Guardia di Finanza ci ha detto come proprio sul super bonus a più i crediti sequestrati per frodi sono meno del 5 per mille, pensate voi. Tutte le altre tipi di misure sono state frodate molto di più, tutte le frodi vanno contrastate, ma nei fatti il super bonus è la misura meno frodata in assoluto, come anche il buco nelle casse dello Stato. Scusatemi, ma questo governo ha finora approvato, il governo Meloni, almeno 5 provvedimenti di programmazione economica e nessuno dei 5 c'è traccia del buco di bilancio. Perché? Perché il buco di bilancio non esiste. Voi cosa state facendo? Proponiamo emendamenti per prorogare di almeno 6 mesi il completamento delle opere da superbonus da parte di chi le ha iniziate ed emendamenti per sbloccare i crediti d'imposta incagliati. Io ringrazio innanzitutto il gruppo territoriale Movimento 5 Stelle qui di Manduria che ha elargito l'invito un po' a tutti quanti. Veramente da questo incontro è venuta fuori la verità, perché sul bonus 110 si dicono tante di quelle menzogne. La verità consiste che è stata una misura che ha sollevato notevolmente le nostre imprese, tant'è che il presidente dell'ANCE, presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edilizi, ha messo in evidenza anche tutti i lati positivi di questa iniziativa, che peraltro è stata anche in un certo senso lodata anche nell'ambito europeo e anche a livello mondiale, mentre invece è stata completamente distrutta dal governo Draghi e ora con il governo Meloni. Ci auspichiamo invece che tutte queste problematiche trovino una immediata soluzione. Quindi siamo stati anche allietati dalla presenza del vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle e quindi che ha, con il suo libro Agostino Santillo, l'onorevole Santillo, ha messo in evidenza tutte le verità e tutte le falsità che sono dette su questa grande iniziativa che il nostro Paese veramente ha potuto godere. Il Movimento 5 Stelle ha a cuore le problematiche di queste aziende e delle famiglie, tante.
Sì, oggi abbiamo fatto una grande operazione di verità, la presentazione del libro dell'onorevole Agostino Santillo, che racconta quindi tutte le verità sul superbonus, una misura che ha rilanciato il nostro paese dopo una pandemia, ma che poi successivamente è stata contrastata dai governi Draghi e Meloni e definitivamente poi affossata. È evidente che molto probabilmente questa iniziativa, pur avendo ricevuto gli elogi anche da parte della comunità europea, molto probabilmente contrastava con quella che erano invece le ideologie di una destra al potere che comunque non vedeva di buon occhio e non vede di buon occhio la forza politica del Movimento 5 Stelle, tenendo in considerazione che con il superbonus, oltre a rilanciare l'economia, si è rilanciata l'occupazione. Infatti questa sera abbiamo certificato con dati alla mano che sono stati incrementati i posti di lavoro pari a 1 milione di persone, un'operazione ad alto moltiplicatore, cioè ogni euro investito ne sono ritornate 3 in termini di produttività, un grande ritorno fiscale, quindi diciamo un'operazione che sicuramente aveva tutti i crismi che per poter rilanciare ulteriormente il nostro paese, che da quest'anno ha un PIL pari a 0, però purtroppo non è così e ha lasciato sul campo tantissimi esodati, nonché tantissimi imprenditori che hanno i crediti incagliati nei cassetti fiscali, e abbiamo appreso proprio questa sera dall'onorevole Santillo che il futuro potrebbe essere ancora peggiore rispetto a quello attuale, proprio perché tanti lavori sono iniziati e non terminati in quanto bloccati, e quindi c'è la paura di dover restituire ciò che eventualmente non è stato neanche incassato, perché il credito fiscale ceduto all'impresa viene incassato fiscalmente nel momento in cui il lavoro viene totalmente eseguito. Quindi una grande preoccupazione, il Movimento 5 Stelle sta facendo una grande lotta in Parlamento per vedere di risolvere questo problema che veramente potrebbe gettare sul lastrico migliaia e migliaia di imprese.